Gamer, prima di iniziare con Guido Console TV, vogliamo avvisarti che venerdì prossimo... Siamo a Lucca. Siamo a Lucca. Non so se è venerdì prossimo, comunque vabbè, durante Lucca Comics, saremo insomma. Saremo tutti i giorni a Lucca Comics, siamo, insomma. Esatto. Quindi forse domenica no. Gireremo, forse ecco, negli ultimi... È stato un po' difficile perché dobbiamo tornare a scuola, però gireremo, però sì. Passeggiamo, quindi può essere che ci incontriamo. Se per caso passeggiamo, ci vedete... Con del tè. Se, ovviamente. E avremo se capita le FP di Jolte, Gamer, no? Se ti capita, sì, se ti capita di vederci, mi raccomando, non aver paura, perché alcune persone purtroppo si vergognano. Non mordiamo, perché, cioè, dovrei vergognarmi io. Abbiamo mai mangiato qualcuno? Beh, se siete appetitosi, sì. Se siete vestiti da sushi, potrebbe esserci un problema. Via la puntata. Ciao Gamer, oggi parliamo sincronizzati, incredibile. Fare saluto sincronizzato. Comunque, saluto sincronizzato. Comunque, allora, oggi parliamo. Non è più una top. In realtà è una top mascherata. Ma è una top mascherata. Nessuno si rende conto di questa cosa. Esatto. Quindi, stiamo lavorando. Non è una top, ma i personaggi più inquietanti e creepy dei videogiochi. Naturalmente. Allora, Gamer, l'ultimo weekend. In realtà, non so se è l'ultimo perché, vabbè, insomma. Un weekend, cioè un weekend. È stato Sandro a fumetto, lui non è potuto venire. Però tra l'altro, c'era lo stand. Ricordami che devo avvisare una cosa. Ah, va bene, ok. Di una cosa. Cioè, devo salutare un sacco di gente perché ho incontrato Comincia tantissimi gamer in fiera. La saluta. Grazie mille, a... è stato fantastico. La saluta. Allora, sì, la saluta. Dennis Rossi, Filippo, me li sono scritti perché sennò poi io ho una memoria terrificante. Dennis Rossi, Filippo, Enrico, Daniel, Marco, Simone, Filippo, Davide, Emanuele, Dai, Leonardo. Marco. No, basta. Emanuele, Leonardo e tra l'altro anche Giorgia, che è la ragazza che ha fatto la fan art, che è mi ha dato lei. In persona, sì, mi sono tipo ma sei sicuro? Sicura? Forse, non so, io non sono una persona affidabile, perché stai dando questa cosa? Poi l'ho presa perché gli faceva un sacco di piacere, è stato bellissimo incontrarti e incontrare anche grazie gli altri giocatori. Grazie mille, Giorgia, mi dispiace se non grazie sono per stato passati. A cosa. Comunque, ma sei mancata a nessuno. Questo venerdì che sarebbe... Scrivilo qui sotto, Giorgia. Eri triste perché mancava Leo. Comunque, oggi niente. Che è venerdì, presumo quel venerdì. Io sono alla Games Week. Sarò venerdì, sabato e domenica. Quindi, sì. Bene, finito lo spam. Finito lo spam. Ok, sì. Allora parliamo dei personaggi più carismatici. Ehi, no, oddio. Cioè, è uscito un altro video con Console TV dalla mia testa. Dei personaggi più inquietanti, stavo dicendo. Inizia tu perché io già mi sono stufato. Già dicendo tutti sti nomi sono stufato. Un personaggio molto 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 creepy è l'omino della Ezik. L'ispettore? No, anche l'ispettore. Chi è l'omino della Ezik? Aspetta, quello, mi che quello che ti dà i fogli. Ma non me lo ricordo in faccia. Nel frattempo parla, so, che te lo cerco. Perché io ho pensato in realtà appunto all'ispettore della Ezik. No, non è l'ispettore io della Ezik. No, ma no, dico come. L'ispettore, sì, non della prima, Ezik. Quando abbiamo deciso l'argomento, io ho pensato proprio all'ispettore della Ezik, che sarebbe comunque, quello sì. Di Papers, Please. Sì, Papers, Please. Che ha la luce. Perché, ovviamente, l'ispettore Papers... si muove con una particolare luce. L'ispettore anche molto. Sì, in realtà, quando viene a controllarti, ti dice, mo ti apro il culo, praticamente. Sì, praticamente sì. In russo, come lo direbbero? Vodka. Cioè, lui anche se gira per strada ha proprio un lampadario sopra la testa. Comunque con l'ispettore davvero avevo paura. Cioè, sì. Mi teneva una anche, cioè, era un attimo una, cioè, nonostante una sensazione di riverbero di riverbero. Perché riverbero? Un altro, non l'ultimo, un capito altro. Gamer, perché non è una top. Esatto. Non è. Un altro no. Personaggio molto molto creepy, in realtà è tutto il gioco creepy, però questo personaggio è particolarmente creepy. Sto parlando quello... di Wes di Don't Starve. Wes, non so chi è però. È il mimo con i palloncini che non sa parlare. Io temevo tu mettessi parlassi della maschera di Freddy a un certo punto. No, no. Ho temuto. No, in fiera c'era solo gente vestita da Daft Knight. Snuff. Whatever. È Wes. A Wes. Che è abbastanza creepy perché non ma può parlare. Ma tutto il gioco in realtà. Se, sì, tutto il gioco è creepy. Però se goffia un palloncino gli scoppia in faccia e prende danno. Sì, comunque sì. Tutti i personaggi in quel gioco sono abbastanza creepy. Sì. Tutti i disegni sì, sono creepy sì, più sì. Che altro. Però io vorrei avere la barba del... A proposito! Io vorrei avere la barba del tipo. Ragazzi, barba. Ora l'ho anche sistemato. Ho visto i commenti. Ho visto i commenti. Quindi basta. Ma ti hanno detto anche i capelli che non vanno bene. Adesso te li taglio. Sì, ma cosa devo fare? Mi metto un sacchetto in faccia. Potrei risolvere così. Più inquietante, assolutamente. Aspetta, lo diciamo insieme.
Vai. Però non, io lo dico in inglese. Secondo me non è la stessa cosa. Ratman. Non è la stessa cosa, okay. Assolutamente. Grazie. Anche Ratman è un po' inquietante. Un po'. Però in realtà non lo vedi mai. Quindi. Un po'. Un tantino inquietante. No, al primo posto c'è assolutamente... No, Lappy... oddio. Mask Sailman. Ah, okay, mi veniva, oddio. Mi mancava, no, il maschio in mezzo. Tu non ci hai giocato, non puoi dire... No, ma io ho visto solamente il Link statua. Non puoi dire determinate cose, Leo. Io non so cosa sia. Zitto, stai spoilerando cose enormi. In ogni caso, l'Happy Salesman, che è quello col sorriso tra... Okay, penso di... In realtà l'ho doppiato io al tempo. Mi ha chiamato, mi ha motto e mi ha detto: mi servi perché devi fare una cosa molto impegnativa. Abbiamo fatto un'intera giornata di... Oddio, ho detto chi è tra l'altro l'Happy Sales? Forse non l'ho detto. Quello di Majora's Mask. Sì, quello di Vabbè, quindi, l'ho capito Majora's... io che non so se... No, non lo so, magari sarebbe il venditore di maschere. Comunque, non di dirlo. Ratman, sto parlando di Portal 2, non 1. Sì. È un po'... Anche Portal 1. Comunque, Ratman, non lo vedi mai, lo senti e basta. E sai che è stato lì. È sempre stato lì. E secondo me è lì. Fan art della settimana. No, non voglio tornare con la... Demetrio Jennifer ci manda questa. Fan art, ci sono io che gioco a... Credo a Tetris. Cioè, sì è Tetris. Tetris. Credo di essere io quello che gioca a Tetris. Posso sapere perché in metà fan art viene rubato Jolteon? Cioè, da dove è nata questa cosa? Da dove diavolo è nata? Comunque, grazie mille. Io non mille. Ho rubato Jolteon. Ma poi, cioè, no, non ho mica capito. Grazie mille, gamer, grazie per queste mille. Cose. Sono emozionantissime. Quali devo leggere? Crystal. Ancora poche... No, comunque è fantastico. Ancora poche crisi. Scrive sempre cose. Hashtag quella intro spacca di brutto e basta. Quella del mondo di... Del mondo... Sì, tante persone ci hanno chiesto di switcharla come intro. Lo facciamo. Bisogna fare i credits. Perché non l'ho fatto io. L'ha fatto l'omino dietro la telecamera quella. Non l'ho fatta io assolutamente. Vai con le altre cose. Credits. E Don't Starve, giocatelo, ve lo consiglio. Quindi... Questa è stata una grande mancanza. Perché nella top 3 giochi indie... Io non ho messo né Terraria né Don't Starve. Io non avrei messo nessuno dei due neanche dopo averci pensato. Don't Starve mi è piaciuto davvero tanto. No, l'unica cosa è che è corto. Cioè c'è poca roba da fare. Beh, è un survival, quindi... C'è poca roba da fare. Io mi sono rotto di survival comunque, ragazzi. Proprio... In ogni caso... Domanda di oggi, che per parlarci del personaggio più inquietante che hai incontrato in un videogioco. Esattamente. E dici se sei sopravvissuto, insomma. Capitano Quark. Il Capitano Quark, ovviamente. E il suo mento a forma di sedere, come diceva Reset. Devo rigiocare a Reset, ma mi manca ancora un gioco di Reset da prendere. Comunque, in ogni caso, faccio sapere questo nei commenti, i migliori commenti. Li leggeremo la prossima volta. Bene. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer. Ciao. Allora, gamer, ti consiglio di andare a vedere quest'altro qui di Console TV. Parliamo dei migliori stili grafici. Che poi, tra l'altro, quando c'è Antonio che parla di queste cose, quando sono io che parlo di queste cose, vuol dire parlare di Zelda. Io ti avviso.